Buonasera a tutti e benvenuti al primo appuntamento del 2021 della rassegna Fossi Laron che l'Istituto Diocesano di Musica e Liturgia di Reggio Emilia insieme alla Casa Madonna dell'Uliveto propone qui alla Chiesa di Montericco. Siamo contenti di poter proporvi questi concerti nonostante la modalità in streaming che come sapete non è quella che apprezziamo di più, ma che certo in questo momento è l'unica che ci dà la possibilità di rimanere in contatto. Apriamo questa seconda parte della stagione con un concerto dedicato al violoncello romantico. Sergio Patria e Elena Ballario, rispettivamente al violoncello e al pianoforte, ci condurranno in questo programma molto interessante e in, diciamo così, anche per una parte certamente non troppo conosciuto. Il duo che si esibisce oggi è un duo che ha una straordinaria carriera alle spalle, sono musicisti che sia singolarmente che in coppia vantano un curriculum di 30 anni di concerti in tutto il mondo, quindi siamo veramente onorati di poterli ospitare qui, è per noi un privilegio e un piacere, ma saranno loro stessi a dimostrarvi con la loro musica quello che vi sto dicendo. E la cosa anche molto bella è che il sodalizio artistico è anche un sodalizio nella vita, perché sono anche marito e moglie, quindi si esibiscono qui ed è una cosa molto 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 gradita da questo punto di vista. Mi permetto anche a nome di Anna Maria Marzi, direttrice della Casa Madonna dell'Uliveto, di ricordarvi il prossimo appuntamento che sarà domenica 14 febbraio, molto probabilmente ancora in streaming, alle ore 18:30 sul canale YouTube IDML Reggio Emilia, in cui avremo la partecipazione di Paolo Guidoni e Claudio Bonfiglio, violino e pianoforte, in un programma che attraverserà l'8 e il 900. Grazie per la vostra presenza numerosa anche agli appuntamenti precedenti, speriamo che anche il concerto di stasera, ma ne sono certo, otterrà il vostro gradimento e vi ringrazio per la vostra partecipazione. Buon ascolto. Thank you.
Thank you.
fu un importante didatta e ebbe, questo è il terzo personaggio, quello che sto per annunciare, tra i suoi allievi più importanti, Jules Delsart, compositore di alcune semplici composizioni per violoncello e pianoforte, ma fu anche il trascrittore per violoncello e pianoforte della famosa sonata di Franck per violino e pianoforte, anch'essa dedicata a Jules Delsart, trascritta da Jules Delsart per violoncello e pianoforte. Quindi Leon Böhlmann, quarto personaggio di questo tragitto, insomma, nella Parigi della seconda metà dell'Ottocento, fu un compositore nato in Alsazia che si trasferì a Parigi in età giovanile, morì anche purtroppo solo a 35 anni nel 1897. Fu un compositore che si dedicò allo studio dell'organo e della composizione, le cui composizioni cominciarono ad affermarsi in modo molto importante, ma purtroppo la morte lo colse in giovane età e quindi non poté avere la giusta collocazione nella storia della musica, perché purtroppo il suo repertorio è rimasto veramente molto limitato. Böhlmann a Parigi conobbe Jules Delsart, violoncellista, appunto allievo di Franz Schomm, che all'epoca era un concertista affermato e molto importante, quindi scrisse la sonata opera 40 che noi andremo ad eseguire tra poco e la dedicò a Jules Delsart. Questa sonata fu composta da Böhlmann nel 1897, purtroppo per le cause che ho già annunciato dimenticata o quasi, perché comunque è pochissimo eseguita nelle sale da concerto. Noi giudichiamo che sia una sonata veramente molto importante per il tardo romanticismo francese e quindi spesso la inseriamo nei nostri programmi da concerto e la proponiamo spesso. Consiste in un maestoso, in un'introduzione maestoso importante, molto significativa, a cui segue un allegro con fuoco, un secondo movimento largo, anzi è un andante, un secondo movimento, è un andante, il largo è il celeberrimo largo che avete appena ascoltato della sonata di Chopin, quindi un secondo movimento andante di ampio respiro e conclude un allegro vivo molto brillante. È una sonata che sicuramente riflette l'influenza di compositori importanti del tardo romanticismo francese come César Franck, ma ha anche altri diversi stili compositivi, contiene altri diversi stili compositivi, come utilizza spesso l'armonia modale, ma è una sonata che guarda anche al futuro. Difatti ci sono parecchi richiami a Debussy e anticipi più che richiami di Debussy, di Poulenc e addirittura in alcuni momenti di Messiaen. Vi auguro una buona continuazione di questo piccolo viaggio musicale a Parigi con queste due sonate che spero destino il vostro interesse e vi ringrazio ancora per essere in ascolto del nostro concerto.
Thank you.
Thank you.